Quanto si sta bene? Benissimo, molto ma molto bene. Io vengo sempre qui, ormai ho l'abbonamento, tutti gli anni. Il posto è splendido, cioè, quando si può si viene sempre, volentieri. Benissimo, oggi poi si sta bene perché c'è un po' di vento. Piscina, Florida, mare di Arezzo. Assolutamente sì, è uno slogan creato da mio papà qualche anno fa e che è stato vincente perché effettivamente è il mare in città. Per chi non può allontanarsi e non vuol fare lunghe file per andare al mare, qua trova alla fine uno stabilimento balneare con una piscina olimpionica, trampolini, idromassaggio, cascata rigenerante, acqua scivolo, tappeti elastici, tanto verde, palme, una marea di lettini, praticamente il mare in città. Avevo 16 anni quando ho cominciato a frequentare, facendo nuoto, facendo pallanuoto, conoscendo Ubaldo, il padre di Gilda. E niente, Ubaldo ha fatto una grande cosa facendo questa piscina, uno dei primi penso in Italia a fare una cosa del genere, la piscina olimpionica. E Gilda è stata eccezionale nel riproporre questa cosa perché l'ha abbellita di tante cose. Quest'anno addirittura ha fatto una cosa molto esotica con le palme, sicché ha fatto una cosa splendida. Eh sì sì, il verde è una nostra anche carta vincente per il fatto che abbiamo piante cinquantennali, perché noi abbiamo, quest'anno festeggiamo il nostro cinquantennio, sono state piantate 50 anni fa da papà, quindi sono piante alte, ben curate e c'è tanto tanto verde, quindi è un ambiente che è nato proprio per le famiglie. E se uno porta un bambino lo può portare in piscina, fargli fare il bagnetto e metterlo il pomeriggio tranquillamente sotto le piante a fare dei bei sonnellini. Io sono la prova provata perché da piccola ho fatto i sonnellini sotto le piante, ora sono anche cresciute di più e quindi insomma si sta veramente bene. Noi puntiamo sempre sulla qualità e sull'igiene perché è fondamentale. Le piscine sono un ambiente sicuro assolutamente perché si utilizzano come sanificanti il cloro, l'ipoclorito di sodio, che è il sanificante per eccellenza. Per il resto noi abbiamo tanto verde, tante palme e tanto relax, insomma si può vivere in un ambiente in sicurezza e godersi le vacanze a costo basso perché poi insomma è assolutamente accessibile a tutti.